più di 5.000 imprenditori, una grande conclave dell'industria italiana, e si è svolto a Verona, e la Confindustria ha fatto in un certo senso il punto sulle sue iniziative e ha parlato anche, così era annunciato, di un progetto per uno sviluppo duraturo del nostro paese. Ecco, che cosa è successo alle assise della Confindustria di Verona? Ce lo spiega il nostro notista Dino Sorgonà. Allora, davanti a una serie di programmi un po' farlocchi da parte delle forze politiche, finalmente anche gli industriali hanno detto la loro su queste proposte, annunciando un programma che ha coniugato l'interesse dell'impresa, però anche con quello delle famiglie, in una visione europea, anche per non lasciare a Francia e la Germania la costruzione della nuova Europa. In che consiste questo programma? Innanzitutto è un piano che investe 250 miliardi in 5 anni, cioè la legislatura. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è la costruzione di 1,8 milioni di occupati in più e la riduzione nello stesso tempo di 21 punti del debito. Questa è la cosa più importante. Poi l'altra allarme lanciato dalla Confindustria è: non smontiamo le riforme fatte, anche se alcune hanno necessità di ritocchi, non vanno per ora toccate, perché sia il Jobs Act, sia il piano sull'industria 4.0, sia la riforma delle pensioni, sia il piano Made in Italy hanno dato tutto sommato risultati positivi. Ora, la proposta prova a cambiare quella che è l'agenda delle proposte politiche, per mettere al centro gli obiettivi prioritari di medio termine da centrare, e in primo piano l'occupazione, soprattutto quello giovanile, e la crescita, perché fino ad oggi, pur essendo cresciuti all'1,4-1,5, siamo il fanalino di coda dell'Europa. Questo piano prevede una messa a punto del PIL sopra il 2%. Beh, senti una cosa, Dino, in sintesi, la Confindustria si propone quasi come, metto tra virgolette il termine, mediatore fra il paese e la classe politica. È così? Precisamente, diciamo che spetta in questo momento, di fronte alla frammentazione del quadro politico e delle proposte, alle forze intermedie, quelle che vengono chiamate le forze sociali, l'obbligo quasi morale di muoversi e dire che cosa pensano su tutta questa serie di cose, anche perché il Paese rischia di rimanere indietro, come abbiamo detto. La Francia e la Germania andranno avanti come treno sulla costruzione dell'Europa, mentre noi potremmo rimanere ai margini. Tanto più che oggi la vicepresidenza della Banca Centrale Europea, data allo spagnolo che è un politico, non è più un tecnico, fa pensare che si stiano facendo gli accordi per il dopo Draghi per portare alla presidenza della BCE un tedesco. Beh, ti ringrazio moltissimo per questo intervento e ne sappiamo di più, quindi un corpo intermedio estremamente importante come la Confindustria ha fatto sentire la sua voce. Restiamo in attesa di sentire gli altri corpi intermedi, i sindacati, specialmente la CGIL, la quale tace per i contrasti che ci sono.
all'interno della sinistra italiana. Sì, possiamo dire anche una cosa. Questa proposta è stata data subito dopo Verona alle forze politiche, le quali ancora non si sono pronunciate perché non hanno avuto la possibilità di meditarci sopra, per cui abbiamo avuto solo delle dichiarazioni di principio, sì, più che aver approfondito la tematica proposta. Grazie, buon lavoro.